Consentitemi anche come rinnovato segretario provinciale dell'Unione di Capitanata. Bravo! Di questo incarico, consentitemi di rivolgere a nome di tutti quanti voi un saluto affettuoso anche a nome di Gian Nicola De Leonardis e di tutti gli amici, all'onorevole Pier Ferdinando Casini e all'onorevole Raffaele Cicco per la loro presenza. È la quarta edizione di questa festa provinciale. L'avevamo iniziato in verità come Unione di Centro, l'abbiamo continuato come Unione di Capitanata. Ma la festa è sempre la stessa, perché gli amici sono sempre gli stessi. Sono quelli che avevano portato nel 2010 l'Unione di Centro a raggiungere la percentuale del 12%, che poi è stata... Voglio dire in modo particolare, perché conosce molto bene la storia, al presidente Casini. Siamo quelli di sempre, siamo quelli che vogliono continuare con passione politica a portare avanti una battaglia in difesa del territorio, e siamo nati come movimento territoriale, e ci fa piacere perché questa mattina, in un confronto estremamente significativo tra i sindaci della Capitanata e dei comuni più grandi, a cominciare dal sindaco di Foggia, è stato lanciato, addirittura il lancio l'ha fatto un sindaco non vicino a noi dal punto di vista politico, un patto di solidarietà in nome dell'unità della Capitanata, prendendo lo spunto proprio dall'Unione di Capitanata. Noi siamo, lo sa presidente Casini, un laboratorio di idee molte volte. La Capitanata è stata sempre un cantiere, e ancora oggi è un cantiere aperto. Abbiamo iniziato, dicevo, questa mattina, lo concludiamo questa sera con un confronto molto atteso. Molta gente aspetta di sapere quale sarà il futuro del nostro paese, quale sarà la forza politica nuova che dovrà guidare i prossimi anni il nostro paese, come si esce fuori da una situazione di grande difficoltà in cui viviamo in questo momento. La gente vuole sapere se c'è la possibilità di una convergenza che vada al di là anche dei partiti presenti, per arrivare, perché no, ad una sezione italiana del Partito Popolare Europeo. Se è vero che tutti quanti noi ci rifacciamo ai valori e ai principi del Partito Popolare Europeo. Queste sono le domande, alcune che certamente anche il nostro coordinatore farà a tutti quanti voi, a voi due. E la gente aspetta delle risposte. C'è un'attesa estenuante, palpitante, da stamattina, da ieri. Non si faceva altro che parlare di questo confronto. E noi siamo felici di poterlo ospitare all'interno della nostra festa provinciale, di poter ospitare questo incontro così importante, così significativo. Certamente avremo delle risposte più significative rispetto alla nebulosità del momento. È per questo che vi siamo grati. Sono grato a Casini e sono grato particolarmente a Fitto, perché è anche lui la terza volta che viene a farci visita e con il quale c'è un rapporto di grande amicizia che rinviene da molto lontano, rinviene dal rapporto personale che io avevo col tuo defunto papà. Vogliamo portare avanti con passione la nostra battaglia, la vogliamo fare a livello provinciale, ma proiettate anche verso una visione regionale e, perché no, anche verso una visione nazionale e europea. Abbiamo scelto come tema una grande forza popolare e democratica a servizio dell'Italia e dell'Europa. Noi vogliamo, auspichiamo che si possa costituire effettivamente una grande forza nella quale tutti i moderati possono trovare possibilità di ingresso e di partecipazione, una grande forza popolare e democratica che possa essere veramente al servizio del nostro paese, al servizio dell'Italia, al servizio dell'Europa. Grazie ancora per la vostra presenza.
buonasera, io vi ringrazio, non ci conosciamo perché spesso entro nelle vostre case e vi chiedo scusa se lo faccio in maniera inopportuna. Questa sera, anche questa è un po' casa mia, quindi diciamo non cambiano le cose. Lo facciamo con due ospiti di rango della politica che, a cui si avverte sempre più il bisogno. Non devo dire molto sulle persone che questa sera cercheremo di sentire, di ascoltare, sulle novità che bussano alla porta. Ambedue nascono nella storia antica e ancora attuale del pensiero di quello che fu la Democrazia Cristiana. Raffaele Fitto nasce a Maglie, che è un simbolo per il pensiero dei cattolici democratici, la terra di Moro, e dal 90 entra in Parlamento dopo essere stato il presidente di regione più giovane d'Italia. Nell'83, un po' di anni prima, ma lui c'è qualche anno in più, Pier Ferdinando Casini arriva invece alla Camera, dopo una lunga militanza nella direzione nazionale del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Queste cose per dirvi, ma voi lo sapete anche meglio di me, saluto tutti i parlamentari nazionali, regionali, consiglieri comunali, ce ne sono davvero tanti, per dirvi che abbiamo davanti a noi qui questa sera, nella vostra festa onorevole di Giuseppe, due persone che possono ancora dire una parola importante in un momento di difficoltà della politica. Oggi le responsabilità dei nostri ospiti le conoscete molto bene, il partito di Berlusconi, Raffaele Fitto, in una dimensione un po' nebulosa ma molto coerente con la propria storia, il presidente Casini, che tra l'altro è da pochi mesi anche presidente della commissione esteri al Senato. Detto questo, vedete, sono in grande spolvero, e ho tentato di dire in buona cera, ma credo che questo sia. Bravo! Non so permettervi questa battuta, se non altro per essere stato un po' nel movimento giovanile da Dici insieme. Detto questo, dunque, si discute intorno alla moderazione. È ancora possibile, Presidente Fitto, parlare di una forza moderata, perché questo poi è il tema intorno al quale si discute e che richiama ancora. Vedete quanti ne sono i moderati. Prego. Innanzitutto voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento a Franco Di Giuseppe e a tutti gli amici. Stesso ha ricordato, mi invitano per la terza volta consecutiva, io partecipo con grande piacere a questo incontro, sia per avere l'occasione di un incontro con voi, ma anche per poter discutere i temi di attualità politica. E mi fa piacere, ringrazio anche Franco Di Giuseppe che ha voluto questo incontro con l'amico Pier Ferdinando Casini, con il quale, al di là delle posizioni che ci vedono presenti in partiti diversi, che ci hanno anche visto in alcuni momenti su posizioni differenti e contrapposte, non è mai mancato né la stima né l'amicizia per poter avere un confronto utile e positivo rispetto anche alla prospettiva e ai temi di cui noi oggi, sui quali oggi appunto Michi De Finis ci sta sollecitando. La domanda è una domanda molto ampia, nel senso che se la domanda è rivolta alla possibilità che in Italia ci sia un ampio schieramento di moderati alternativo alla sinistra che abbia la possibilità di realizzare un programma di governo che abbia una coerenza con dei valori di riferimento importanti e che possa essere in grado in modo efficace di poter dare risposte alle grandi questioni di fronte alle quali noi ci troviamo, io penso che la risposta sia sì. È evidente che tradurre questa considerazione poi in un'azione e in un percorso politico, come tutti quanti noi sappiamo, è molto difficile anche per le vicende che ci hanno accompagnato in questi anni e per la necessaria valutazione che secondo me va fatta in modo abbastanza
sereno ma anche autocritico a 360 gradi sugli errori che sono stati commessi nel campo moderato in questi anni. E gli errori io non immagino che siano tutti da una parte o dall'altra, immagino che invece ci debba essere, questo è uno dei punti fondamentali per poter iniziare un percorso positivo, gli errori devono essere calibrati e valutati rispetto anche ai vari passaggi e alle varie stagioni politiche. Certo, in questo momento, lo voglio fare come premessa perché è una premessa indispensabile, la vita politica è condizionata da un tema che in modo improprio ha svolto un ruolo da protagonista in questi 20 anni e che in questa fase rischia di portare il nostro paese ad una condizione drammatica dal punto di vista della tenuta democratica e soprattutto istituzionale con gli avvenimenti di questi giorni. Mi riferisco in modo molto chiaro, appunto lo voglio dire in premessa, alle vicende per le quali noi ci troviamo oggi con un ruolo di un'azione di alcuni poteri dello Stato che certamente rischiano di condizionare la prospettiva e soprattutto di condizionare anche il confronto sereno rispetto alle forze politiche in campo. E dico questo perché la domanda e il tema sulla costruzione, io vedo tanti amici qui che hanno una storia, che vengono da un impegno politico antico e che sicuramente guardano con attenzione la possibilità che si ricrei una situazione ampia di consenso dal punto di vista delle condizioni e dei temi che riguardano appunto una sensibilità comune. Però penso che sia altrettanto importante cercare di fare alcune valutazioni soprattutto su ciò che è accaduto, e ciò che è accaduto parte, non può che partire anche da alcune, come dicevo, valutazioni autocritiche. Io non ho difficoltà in questo periodo a iniziare una riflessione nel campo del centrodestra e nel campo dei moderati, critica su alcuni elementi. Il primo elemento di criticità che io evidenzio come elemento di riflessione e di confronto è quello sulla differenza che ha caratterizzato l'esperienza di questi 20 anni fra la grande capacità di ottenere il consenso e di dare una rappresentanza a questa ampia fascia di elettori e la differenza che spesso ha accompagnato l'azione di governo rispetto alla possibilità di essere conseguenti fra le cose dette in campagna elettorale e le cose fatte al governo del paese. Questo è un primo punto al quale io partirei come elemento di riflessione. Perché? Perché è un punto sul quale io ritengo che ci possa essere e ci debba essere la necessità di aprire una valutazione ampia e soprattutto di mettere in campo un confronto che possa individuare alcune grandi questioni, perché siamo in una fase di un tornante storico molto complesso dove il rischio che possa essere spazzata via un'intera classe dirigente è dietro l'angolo, e questo rischio secondo me noi dobbiamo cercare di coglierlo rispetto alle evoluzioni, anche allo scenario che sta emergendo in modo sempre più chiaro nell'ambito del dibattito politico e soprattutto nell'ambito dei problemi, delle questioni nuove, diverse, che talvolta emergono e che in quest'ultimo periodo stanno dimostrando in modo molto chiaro quelli che sono i limiti dell'attuale stagione politica. Su questo io ritengo che nessuno possa chiamarsi fuori. E allora l'approccio deve essere un approccio corretto, deve essere un approccio nel quale quella autocritica punti in modo molto chiaro a comprendere quali sono i passaggi futuri. Se non ci sono novità di altro genere, noi avremo una prossima campagna elettorale che sarà quella delle elezioni europee. La campagna elettorale delle elezioni europee dà una prospettiva, un orizzonte di carattere politico, e in questo orizzonte di carattere politico valoriale mette anche in campo i temi programmatici sui quali penso che sia indispensabile lavorare con la massima attenzione. E qui è chiaro che dobbiamo uscire dalla conflittualità di questo periodo. E su questo io immagino che non ci siano margini di differenza e soprattutto problemi che possono essere facilmente superabili. E voglio dire che se dovesse esserci un'azione continuativa nella direzione dell'aggressione costruita sui temi di carattere giudiziario, se dovesse esserci un'azione che continua sul fronte della contrapposizione dei poteri, voglio citare il richiamo fatto ieri al Presidente della Repubblica, ma anche le parole di esponenti non certamente vicini alla nostra parte politica recentemente, in questi giorni in modo particolare,
Se tutto questo dovesse continuare con queste modalità, il rischio che si venga tutti travolti in uno scontro totale è evidente e rischia di compromettere la prospettiva. E io qui inserirei il tema della riflessione, perché su questo c'è la possibilità invece di immaginare una prospettiva che sia costruita non sulle macerie dell'esperienza di questi anni, né sulla criminalizzazione o l'aggressione da parte di qualcuno, perché se il tema è aggredire e azzerare o far fuori un esponente politico che rappresenta milioni di elettori come Berlusconi, noi andiamo fuori strada e certamente non creiamo le condizioni per mettere in campo una prospettiva seria sulla quale poter lavorare da domani. Io su questo ritengo che anche l'esperienza di 20 anni fa, di una fase finale della storia politica, ci possa tornare in soccorso per comprendere quanto sia utile e fondamentale rispettare i passaggi istituzionali ed evitare che ci possano essere forzature di qualsiasi tipo, perché queste forzature che oggi possono essere comprese e condivise da chi tendenzialmente ne può usufruire, poi rischiano di tornare invece esattamente contro con il tempo. Allora io da qui aprirei una riflessione e l'aprirei tenendo conto che ci sono dei punti di convergenza molto importanti, che sono quelli appunto programmatico e valoriale, e da quelli ripartirei per cercare di capire che la politica ha anche bisogno, introduco questo tema e concludo questa prima domanda, di un altro elemento che per me è fondamentale ed è l'argomento della rappresentanza. L'argomento della rappresentanza ha visto un allontanamento da parte dell'opinione pubblica della politica. Il tema della legge elettorale è sicuramente prioritario, ma il tema di recuperare un rapporto con il territorio, con i cittadini, di ritornare a confrontarsi in modo concreto e diretto sulle questioni vive che riguardano il futuro della nostra società, penso che rappresenti il vero tema all'interno del quale poi riaprire un confronto e ritornare realmente a immaginare una prospettiva sulla quale io sono convinto che ci siano le condizioni per potersi confrontare positivamente in modo serio e costruttivo per il futuro. Presidente Casini, quello del suo microfono sul punto. Sul punto penso una cosa, sinceramente. Anzitutto, scusate, vi faccio una premessa, voglio anch'io ringraziare Franco Di Giuseppe e l'amico Gian Nicola che mi hanno invitato. Io ritengo molto importante questo incontro e devo dire che ritengo positivo anche il formato che voi avete dato, cioè il formato, ad esempio vedo che domani mattina ci saranno incontri, c'è qui Massimo Ferraresi, ci sono altri, di persone che nell'ambito di questa regione a diverso titolo sono rappresentativi di movimenti che si sono creati sul territorio. Scusate se faccio questa premessa, ma è una premessa per me importante, perché è da qui che bisogna partire. Lasciamo perdere le divisioni, le lacerazioni, le polemiche, francamente non mi interessa questo. In politica, come ha detto Raffaele Fitto all'inizio, io e lui siamo amici da una vita, eppure ci siamo anche divisi in circostanze importanti per polemiche politiche, però le polemiche passano, la passione politica rimane. Se c'è, la passione politica rimane. E da dove bisogna costruire? Dalla rappresentanza dei territori. Il fatto che, come adesso Raffaele ha detto in chiusura del suo intervento, ci sia un deficit di rappresentanza nel nostro paese è una delle grandi questioni democratiche. Il fatto che i cittadini non si possano scegliere i loro rappresentanti perché si trovano una scheda in cui ci sono già i deputati e i senatori designati è una delle grandi questioni che ha dato una mano a Grillo, che ha allontanato la gente dalla politica. Allora, è giusto partire dai movimenti territoriali. Io vorrei rispondere, poiché è mia la colpa del ritardo all'inizio di questa assemblea, in un modo flash, proprio due considerazioni. Il primo, ci rendiamo conto di quello che è successo alle elezioni politiche, perché le elezioni sono state 6 mesi fa. Ma a volte parlando tra di noi sembra
che si dica va bene, il PDL è in crisi per una cosa, adesso fa Forza Italia, il PD è in crisi per un'altra, lo dice, ma ci rendiamo conto cosa è capitato? È successo uno tsunami al punto tale che noi siamo stati richiamati tutti dal capo dello Stato, perché il Parlamento non riusciva neanche a rieleggere un capo dello Stato, e lui prima di accettare la designazione dei partiti contrapposti ha detto: ragazzi, la festa è finita, qui trovate il modo di collaborare perché il paese sta andando al macero. Ci sono state elezioni in cui un attore che veniva qualificato come possibile protagonista non ha preso il 10%, ha preso il 25%, cioè un dato di astensionismo, un voto che è schizzato di Grillo, e i grandi partiti, il PDL e il PD, che se prendiamo un valore assoluto in termini elettorali hanno preso una cifra che in un altro paese sarebbero stati partiti minori. Allora, questo significa che siamo in una fibrillazione straordinaria e che il sistema politico, come Raffaele Fitto ha detto, diciamo così, è scosso dalle fondamenta. Poi, se vogliamo aggiungere, dato che vedo che nel programma della festa, e mi fa piacere, c'è la messa domani mattina, diciamo anche un'altra cosa: a dimostrazione della straordinarietà del momento c'è un Papa straordinario, perché se qualcuno di noi avesse detto qualche mese fa le cose che ha detto il Papa in questi giorni, beh, voi immaginate che cosa sarebbe scoppiato. Cioè c'è una grande questione che riguarda anche il mondo cattolico, il segno dei tempi, un Papa che arriva e ci pone delle sollecitazioni a cui nessuno di noi era abituato. Io credo che la stessa Chiesa italiana non fosse sollecitata in modo così forte da tanto tempo. Basta, questo è un discorso troppo complicato, lo metto lì e lo chiudo. Cioè, questi sono i tempi che viviamo. Poi aggiungiamo un altro elemento che alle persone che stanno qua è il primo: gran parte dei nostri giovani non lavorano, gran parte di persone perdono il lavoro, abbiamo una crisi sociale ed economica enorme. Speriamo che la Merkel si placchi oggi con le elezioni che o domani, che speriamo vinca, e che l'Europa incominci a parlare anche il linguaggio della ripresa, dello sviluppo, non solo del rigore, perché sennò finiamo tutti male. Davanti a questa situazione tu ci hai chiesto il problema dei moderati, e io ti rispondo con una domanda e termino. Io ho contestato il bipolarismo come si è realizzato in Italia. È giusto che ciascuno rifletta sui suoi errori, anch'io ne avrò fatti senz'altro tanti, ma il problema vero è che credo che i fatti, almeno su questa parte, mi abbiano dato ragione. Cioè, in Italia il bipolarismo dopo 20 anni ha un bilancio rosso, non certo positivo, perché sennò non saremmo in questa situazione. Bene, secondo voi qual è il problema del futuro dell'Italia? Una democrazia dell'alternanza che si deve creare. In Italia rischia di esserci una democrazia dell'alternanza che si gioca tra la sinistra e Grillo. Questo è inaccettabile. Credo che noi dovremmo realizzare una democrazia dell'alternanza virtuosa che si basa su una forza del socialismo europeo, che in Italia tutti titolo è il Partito Democratico, e una forza del popolarismo europeo. Siamo in grado di crearlo? Sarà possibile realizzare convergenze? Sarà possibile superare le divisioni che in questi 20 anni, poi in fondo, diciamo la verità, sono ruotate attorno a Berlusconi, coi meriti e coi demeriti, perché ogni persona ha pregi e difetti, ogni esperienza politica ha dei positivi o negativi. Saremo in grado di rispondere positivamente a questa sfida? Ecco, forse è il tema del dibattito, ma certamente il tema della democrazia italiana oggi, se voi parlate con le persone serie della sinistra italiana, e ce ne sono tante persone serie della sinistra, ti dicono il tema è questo. Per cui se lo capiscono loro, penso a maggior ragione dovremmo capirlo. Grazie. Dopo questa apertura, avete anche compreso che il tema è
se posso richiamare subito una battuta che faceva nella parte finale della sua introduzione Raffaele Fitto. È importante trovarci intorno, diceva, ad un insieme di punti programmatici e valoriali. Iniziamo dai primi, anche perché qui la pancia del paese sta male, avete sentito le cose che diceva Casini, quindi da dove si riparte? Fitto, visto che c'è una... visto che c'è... Vai via, è un po' il tempo anche della politica. Dunque allora, da, che vai bene, quindi da dove si riparte, Fitto? Da dove si riparte? Se l'economia è alle pezze, l'Europa stringe i denti e la politica non riesce a modificare il concetto di democrazia bloccata intorno al quale stiamo praticamente discutendo. Io anche per esperienza personale penso che sia importante ripartire dai temi e dalle questioni. Casini adesso faceva alcuni, richiamava alcuni titoli dal punto di vista della fotografia della nostra società e quindi dei rischi della nostra democrazia, in modo particolare il tema della occupazione giovanile, per citarne uno, che forse racchiude un po' la fase di crisi e i problemi che ci sono stati in tutti questi anni, che sono venuti un po' al pettine, perché noi abbiamo bisogno di porci in modo serio, come dicevo prima e voglio entrare adesso nel merito, con una valutazione autocritica rispetto a ciò che quando siamo stati chiamati al governo non siamo stati in grado di fare in modo coerente con quanto avevamo detto nelle campagne elettorali. Io su questo non faccio sconti anche al mio interno, penso che sia il tema serio sul quale poter ritrovare un elemento di confronto, perché discutere molto o solo sulle formule politiche, su chi fa che cosa, sui simboli, su che cosa e in che tempi dobbiamo fare qualcosa, rischiamo di andare fuori strada e di parlare una lingua che non è compresa dai cittadini. E quella forbice che si è concretizzata con il voto nei confronti del Movimento 5 Stelle e che si è consolidata con l'astensionismo rischia di aumentare. Noi abbiamo bisogno di capire che c'è una grande questione, l'accennava in chiusura Pier Ferdinando, che è quella delle elezioni tedesche, che hanno un po' tenuto fermo la possibilità di affrontare in modo serio e costruttivo un ragionamento a livello europeo, è prevalso ad uso interno, forse anche comprensibilmente dal loro punto di vista, non certamente dal nostro, un atteggiamento della Germania che non è la locomotiva dell'Europa, ma se continua in questo modo rischia di lasciare a terra il resto dell'Europa, ed è un primo tema. Abbiamo una decisione che nei prossimi giorni sarà presa dalla Corte Costituzionale di Karlsruhe sulla posizione che l'Europa deve avere, la Germania condividerla o meno, sui cosiddetti paesi deboli. Abbiamo cioè l'esigenza di mettere in campo un'azione che a livello europeo possa modificare sostanzialmente alcune questioni. E il tema della crescita è il tema dal quale ripartire. Ma qui c'è da aprire una parentesi non tonda, ma tonda quadra e graffa rispetto a ciò che è accaduto, o meglio non è accaduto in questi anni. Perché anche il tema e le questioni sulle quali noi oggi ci stiamo confrontando, e devo dire io non ho difficoltà a guardare con un certo fastidio il dibattito di contrapposizione che c'è all'interno della maggioranza di questo governo. Io personalmente ho le mie valutazioni, ma questo continuo scontro è uno scontro che non serve, non ci aiuta e a me non piace, da una parte o dall'altra, perché è un po' un nonsenso continuare a criticarsi quotidianamente quando poi andiamo in Parlamento e votiamo insieme i provvedimenti alla fine. È giusto affermare con forza alcuni elementi, alcuni provvedimenti, alcune posizioni, è giusto condurre alcune battaglie, il governo nasce su alcuni patti politici programmatici che devono essere rispettati, il tema dell'IVA e del suo non aumento non penso che abbia la necessità di vedere una contrapposizione. C'è un tema di quadratura dei conti e c'è un tema di recessione nel nostro paese, quindi è chiaro che è auspicabile, sperabile, dobbiamo lavorare in questa direzione, però abbiamo alcuni nodi che non vogliamo affrontare, abbiamo la polvere che viene ancora una volta messa sotto al tappeto pensando di fare pulizia nella stanza, ma così non è,
perché il tema della spesa pubblica, della sua qualità della spesa pubblica, alcune scelte in alcuni settori, alcuni errori a cui ho fatto riferimento prima, i tagli lineari della spesa pubblica che non sono sufficienti ma che dovrebbero essere invece efficaci su alcuni settori, alcune scelte che devono mettere il nostro paese nelle condizioni di essere in grado di confrontarsi con gli altri paesi. Perché io sono molto critico con alcune posizioni che vengono assunte a livello europeo, però noi dobbiamo anche su questo tener conto degli errori, dei limiti, dei problemi che noi abbiamo compiuto. Il tema del futuro della politica del nostro paese passa da questo, perché non ci può essere un livello di rappresentanza adeguata se noi non affrontiamo in modo serio una contrapposizione a un problema che abbiamo conosciuto come nazionale e che rischia di spostarsi a livello europeo. La differenza fra i cosiddetti paesi del nord e del sud, i problemi e le questioni collegate a ciò che questi paesi devono compiere, la necessità di inserire una riflessione che vada oltre i confini del nostro paese e soprattutto oltre, abbondantemente oltre, la contrapposizione dell'attualità, cioè lo scontro che ogni giorno rischia di allontanare la conoscenza reale e la capacità e la possibilità di affrontare i temi. E su questo ci sono dei rischi e dei pericoli, perché io non ho difficoltà, e su questo voglio chiudere, a raccontare una giornata di disagio che abbiamo vissuto in Parlamento l'altro giorno, perché è vero che le responsabilità delle fibrillazioni a sostegno almeno di questo governo vengono da tutte le parti. Questa contrapposizione è una contrapposizione che rischia di sfociare in una crisi di governo e quindi poi in uno scenario che è tutto da decifrare e da costruire, che al di là delle posizioni politiche sicuramente ci pone di fronte ad alcune scelte responsabili di fronte ai cittadini. Però l'altro giorno è accaduto qualcosa che voglio citare e raccontare, perché penso che sia un passaggio che rischia di modificare non solamente gli atteggiamenti ma anche la tempistica e le modalità di tenuta del governo. Faccio una premessa: io penso che anche alla luce delle considerazioni fatte, come è stato adesso in queste ore, dal Papa, ma anche rispetto a di maturazione democratica del nostro paese civile, il tema dei diritti civili non possa essere messo in discussione. Però, e lo dico perché lui ma non ha vissuto la giornata che abbiamo vissuto l'altro giorno, un microfono diverso però sarebbe più facile. Eccolo qui. Noi l'altro giorno abbiamo votato la legge sull'omofobia, una legge nel merito della quale io penso che sia assolutamente lecito, giusto confrontarsi e che è giusto che un paese civile approvi. Io non capisco però che cosa voglia dire una legge all'interno della quale si inserisce un atteggiamento che inserisce i temi della aggravante su questo ipotetico reato, sicché nel nostro paese il tema dei diritti civili, che è un tema da valorizzare e da portare avanti con convinzione perché sarebbe assurdo non farlo, quindi voglio chiarire che non c'è una polemica di merito, porta il Parlamento a votare con una maggioranza stravagante una legge che prevede l'aggravante sul reato d'opinione, perché non penso che possa essere definito in modo differente, fino a 4 anni di pena prevista in questa legge. E questo accade con una maggioranza che si ritrova, al di là delle priorità di carattere economico di cui oggi il Parlamento secondo me dovrebbe occuparsi in via prioritaria, con una maggioranza che vede insieme il Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, il Movimento 5 Stelle. Allora, voglio dire, è chiaro che i temi, le fibrillazioni, le questioni, i problemi, le urgenze devono essere anche calibrate con una logica che possa dare una sostanza all'azione di questo governo. Perché se questo governo deve continuare a prescindere tanto per, non serve a nessuno. Se invece noi riusciamo a dare dei contenuti concreti, a dare delle risposte, può essere un passaggio propedeutico a dare una prospettiva. Allora il nostro atteggiamento rispetto al governo deve essere ribadito su queste questioni, e noi lo vogliamo fare soprattutto sapendo che queste questioni possono essere realmente decisive per il futuro del nostro paese. Però dobbiamo tornare a parlare un linguaggio che la gente comprenda, perché diversamente rischiamo di allontanarci e soprattutto di non dare un contributo positivo alle esigenze del nostro paese. Allora, in questo contesto io penso che
le scelte possono essere elementi che riescono a mettere insieme sensibilità politiche, ma su queste scelte, su questi passaggi c'è bisogno di avere una capacità reale e soprattutto avere la serenità che non ci sia nella contrapposizione quotidiana l'idea di arrivare ad uno scontro finalizzato esclusivamente ad una scelta di parte. Questo è il rischio che noi stiamo correndo in questo momento e io mi auguro che su questo ci possa essere una riflessione di consenso anche e soprattutto collegata ai temi concreti e non ad altre questioni che rischiano di portarci decisamente fuori strada. Siamo riusciti ad averlo. No, va bene, Presidente. Intanto vi prego, spostiamo l'argomento, spostate intanto un'asi targata, guardate che quando c'è la DC882, ce la spostate per favore. E poi non c'è da, c'è da spostare da me. Dunque, guardi, allora, Raffaele, ecco qui. Ecco, con urgenza lo spostamento di una DC dell'Audi, di un'Audi. Allora, chiediamo, la parte finale proprio di questo intervento ha trainato anche i valori, la parte valoriale, cui peraltro faceva riferimento. È possibile intanto costruire una rete su alcuni principi? Lo dico perché, guardate, Casini, anche sulla vicenda delle coppie, dei cosiddetti matrimoni incivili, per Tavolas, rifletto alcune sue, ha comunque creato delle condizioni di contrasto obliquo all'interno del centro-sinistra e del centro-destra. Allora, come è possibile, su alcuni temi, alcuni dei quali ora citati da Raffaele Fitto, costruire un nuovo modo di leggere la democrazia? Vorrei fare tre considerazioni, anche qui rapidissime. La prima sull'Europa, se me lo consente. In Europa l'Italia deve avere il coraggio di parlare con una voce più forte, ma non si può incorrere nel rischio in cui corriamo abitualmente, che ci mangiamo l'Europa a pranzo e a cena, poi andiamo in Europa a sottoscrivere dei patti che vincolano l'Italia a politiche impossibili. È inutile criticare l'Europa in Italia, poi andare con la coda tra le gambe a Bruxelles e a firmare ad esempio degli impegni in ordine ai deficit di bilancio che sono difficilmente sostenibili dalle politiche economiche di questo paese. Per cui chiediamo un cambio di linea, ma dobbiamo su questo essere coerenti. Secondo punto, io accentuo il discorso di Fitto, cioè lui ha detto che lui non condivide certi atteggiamenti anche se capisce. Io non li condivido proprio brutalmente, perché allora sull'IMU l'ultimatum, sull'IVA l'ultimatum, sui pubblica amministrazione l'ultimatum, di destra, di sinistra, del centro, ma parliamoci chiaramente, ma Letta non può passare la giornata a difendersi dagli ultimatum. Ho visto che oggi Brunetta avrà fatto 3-4 ultimatum su 3-4 questioni fondamentali, ma non è questo lo spirito con cui si può cercare di lavorare seriamente per il Paese, anche perché se si interpreta il governo Letta come secondo tempo delle rivincite che ciascuno ha della campagna elettorale, non si va da nessuna parte. Tra parentesi, io non so se è vero quello che si dice, ma certamente un po' è vero. L'instabilità politica ha un costo a collocare i titoli del debito pubblico italiano sul mercato. Allora, noi abbiamo fatto questi sforzi, ma bisogna essere coerenti con questi sforzi, non si può procedere sulla base di una fibrillazione continua e continuata che tutti creano. Ho visto ad esempio che parlamentari illustri di Scelta Civica contestano il tema della pubblica amministrazione. Adesso, a parte che benissimo, io poi vorrei che la gente tirasse le conseguenze. Cosa licenziamo? 120.000 persone dal mattino alla sera della pubblica amministrazione? Vogliamo farlo? Ci vuole qualcuno che si assuma la responsabilità. Ma in questi anni cosa hanno fatto i governi? Hanno rinviato i problemi, hanno rinviato le questioni.
e oggi c'è un governo, un ministro che li devono risolvere, ma sono questioni che si trascinano da anni e purtroppo questo vale per molte cose. Ad esempio, io sono un critico fortissimo e sono fiero di ricordare che sono l'unico che ha votato contro il federalismo, perché questo federalismo ha portato solo un gran casino, parliamoci chiaro, ha indebolito lo Stato centrale e non ha rafforzato e non ha, devo dire, io ho apprezzato ad esempio, questo l'ho detto in tutte le salse, il lavoro che il ministro delle regioni dell'allora governo Berlusconi, che è qui presente, cercò di fare per riportare un po' d'ordine in questa materia, anche perché aveva delle conoscenze che lo portavano ad affrontare la questione non in modo scolastico ma in modo concreto. Bene, il mio auspicio è che nel governo si incominci ad abbassare il tasso di continua competizione, perché è una cosa che non è seria. Tema dei valori, ma io non credo sinceramente, adesso lo voglio dire, io non credo che sul tema dei valori si possano fare delle alleanze politiche come se gli altri temi non esistessero, ma non c'è dubbio che io non ho difficoltà a dire che sul tema dei valori ho profondi dissensi in gran parte con la sinistra. Io non ho nessuna contrarietà a che due omosessuali convivano, che la loro convivenza sia regolata ad esempio da patti, da diciamo così, che sia tutelata giuridicamente, ma ritengo che il matrimonio sia tra un uomo e una donna e non penso di fare un'affermazione rivoluzionaria a dire questo. Penso, allora, si dice che questa è una posizione retrograda, ma io rifiuto l'idea che per essere politica corretta bisogna sostenere delle posizioni che non hanno rappresentatività anche nel comune sentire del paese. Ma io sono anche convinto di una cosa, per tornare al motivo per cui voi mi avete invitato e ci avete invitato, io sono convinto che depurate dall'attualità politica, i temi unitivi tra noi sono molto più dei temi divisivi. I temi divisivi sono la qualità politica, sono l'esperienza di Berlusconi, sono l'esperienza di questi ultimi vent'anni, ma anche in questi ultimi vent'anni non c'è stato solo qualcosa di divisivo, ma ci sono stati momenti di collaborazione. Io penso una cosa, che se si vuole guardare avanti difficilmente lo si può fare parlando del passato. Ciascuno è orgoglioso del suo passato. Io ho fatto errori, ma sono complessivamente orgoglioso del mio passato. Raffaele Fitto avrà fatto forse errori anche lui, ma sarà orgoglioso del suo passato. Qui però si tratta di capire cosa fare nel futuro. Allora, se stiamo sempre proiettati nel passato, rischiamo di fare come quelli che sostengono il governo oggi, che a forza di essere proiettati nel passato, invece di aiutare il governo Letta ad andare avanti e risolvere i problemi degli italiani, gli complicano la vita ogni giorno. Ecco, penso che sia sentita anche l'ultima parte, anche perché è una voce, c'è un buon croma vocale. Non sono ancora nel Museo delle Cere. No, la voce c'è, voglio dire, una voce anche senza il microfono. Ho capito. Credo che questa è una posta pneumatica, quindi anche perché ci sono tutti con i domani, guardi che i giornali su questo aspetto. Ma sei tu che l'hai introdotto, no, mi volevi praticamente rappresentare come un fossile. Oh. Presidente Fitto, mi salvi lì perché ho visto, ho riconosciuto il casino degli anni più urgenti. Dunque, allora, detto questo. I temi unitivi, i temi divisivi, come la mettiamo su questa vicenda tutta abitata? Io la devo fare questa domanda, tutta abitata intorno ai problemi dell'uomo, della persona, il suo background anche personale al centro della questione italiana, il problema è Terpino, Silvio Berlusconi. Io No, io non è
su questo io ho una posizione abbastanza netta e chiara, nel senso che non c'è un problema di Silvio Berlusconi, c'è un problema molto più complesso. Ho accennato ad alcune considerazioni non nostre. Io lascio perdere adesso gli esponenti del PDL di Forza Italia e passo a fare alcune valutazioni e riflessioni diverse. Se il professor Capotosti, che non mi risulta essere iscritto a nessun club di Forza Italia, che è un illustre costituzionalista, già vicepresidente del CSM e presidente della Corte Costituzionale, si prende la briga di scrivere pubblicamente un articolo su un quotidiano italiano per dire che esiste un dubbio sulla retroattività della legge Severino e quindi sulla decadenza di Berlusconi, e chiede e indica come strada logica quella di chiedere un parere alla Corte Costituzionale. Cito lui per non citare una serie di altri esponenti, sempre dal punto di vista scientifico, che hanno sostenuto questa tesi. E di fronte a questo, nella sinistra parte una gara a chi si deve appuntare la medaglia per arrivare primo a votare la espulsione dal Parlamento di Berlusconi. Se per la prima volta scopriamo una modalità nuova, che è quella della conoscenza del contenuto di una sentenza per il tramite di un'intervista giornalistica, perché non era mai successo, seppur nella regola del nostro paese, che era quella di calpestare regolarmente qualsiasi tema di riservatezza, nel senso che noi leggiamo sui giornali italiani le intercettazioni, le vicende delle inchieste che hanno un rilievo politico e che per Berlusconi hanno toccato l'apice regolarmente da anni, è l'unica condanna che in Italia c'è stata per aver diffuso una intercettazione telefonica di un'inchiesta su un quotidiano, e quella per Berlusconi per aver fatto pubblicare, secondo l'accusa, una intercettazione che riguardava Fassino. Se noi su questo tema ci ritroviamo in una condizione nella quale abbiamo una modalità relativa al fatto che un magistrato che, e questo vale a 360 gradi, può in un paese come l'Italia, che dovrebbe essere un paese civile che non consente questo, può essere può rappresentare la pubblica accusa, condurre una inchiesta e successivamente candidamente, come se fosse la cosa più semplice di questo mondo, dopo pochi mesi essere candidato in una lista alternativa a quella della persona per la quale è indagato. Se noi ci ritroviamo in una situazione nella quale da 20 anni Berlusconi ha ricevuto un numero di inchieste, di processi, che non è paragonabile al peggior delinquente che sia mai potuto esistere in questo paese, io penso che ci sia un problema che vada oltre la persona Silvio Berlusconi. E questo penso che sia un problema anche collegato alla tenuta democratica del nostro paese, perché Silvio Berlusconi non è un signore che divide, è un leader politico che, piaccia o non piaccia, per stare all'ultima campagna elettorale ha ottenuto 10 milioni di voti, gode della fiducia di milioni e di milioni di elettori. Allora qui il tema è innanzitutto sul ruolo e la funzione della magistratura. Io cito una dichiarazione dei giorni scorsi che mi ha fatto riflettere molto, perché non è la dichiarazione qui di un altro esponente ultras berlusconiano, ma se Luciano Violante, nell'indicare e nel descrivere le problematiche della magistratura, ci dice che Palazzo dei Marescialli, cioè la sede del CSM, è un luogo all'interno del quale, dagli uscieri ai cancellieri fino ai componenti del CSM, c'è una spartizione scientifica fra le componenti politiche che decidono tutto e il contrario di tutto, e noi dobbiamo capire allora di che stiamo discutendo. Qui mi torna utile la riflessione autocritica che facevo prima, perché quando noi parliamo come centrodestra di questo tema, io non ho difficoltà a dirlo, e farebbero bene a dirlo anche i miei colleghi, che noi abbiamo compiuto un gravissimo errore, perché abbiamo governato e non abbiamo riformato la giustizia. Io questo lo ammetto senza mezzi tecnici, lo dico in modo molto chiaro, perché questo è un problema per mille ragioni. Poi
le cause, le divisioni interne erano delle coalizioni, c'è chi era favorevole, chi aveva favorevole, non voglio entrare nel merito, ma questo è un tema. Però noi non è che possiamo pensare di liquidare la questione di Silvio Berlusconi come una questione ordinaria di un signore che è stato condannato, che non vuole accettare una sentenza nel merito della quale ci sarebbe da riflettere solamente su un dato, che il responsabile legale della sua azienda, cioè colui il quale firma prova il bilancio, è stato assolto e lui è stato condannato, ma questo è un altro tema della patologia di cui noi parliamo. Ma tutte queste episodi, ne potrei citare tantissimi altri, perché questa vicenda di questi 20 anni comincia così, comincia con la vittoria del 94 e con il primo avviso di garanzia mandato a Berlusconi quando presiedeva il G8 a Napoli e che lo portò alle dimissioni, avviso di garanzia conosciuto nella mattina in cui riceveva gli altri capi di Stato dal Corriere della Sera. Cioè, cito queste cose perché noi non è che possiamo non avere la memoria o non ragionare di queste questioni, perché io non posso, lo dico senza mezzi termini, non ricordare le patologie di questo caso, non posso non ricordare che mentre a Silvio Berlusconi c'è una procedura d'urgenza per arrivare a un risultato, magari noi conosciamo delle situazioni per questa regione e in questo paese che sono singolari, perché può succedere che mentre Berlusconi ha una procedura d'urgenza in corsia d'emergenza per poter bruciare i tempi e dimostrare che la giustizia funziona, perché in un anno e mezzo ci possono essere 3 gradi di giudizio, che è una cosa unica nel suo genere, dobbiamo anche sapere che magari ci troviamo in un caso nel quale ci può essere un imputato che va a pranzo col magistrato che poi lo assolve dopo e tutto questo avviene. Sono tutte questioni che noi dobbiamo dire con molta chiarezza. E allora la vicenda di Berlusconi, lo dico anche per la costruzione del futuro, se qualcuno pensa che sulle macerie del centrodestra o sulla conclusione drammatica o distruttiva di questa esperienza si possa costruire una prospettiva, io temo e penso di no. E temo e penso che su queste questioni ci sia bisogno di avere un atteggiamento che sia corretto, perché quando noi parliamo della decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, noi stiamo parlando dell'idea di applicare, pur nel dubbio oggettivo, con delle procedure incomprensibili dal punto di vista della tempistica, un provvedimento che ha l'obiettivo di espellere Berlusconi dal Parlamento. E allora qui si apre una vicenda politica che è grande quanto una casa e che non può essere liquidata in modo semplice o semplicistico come rischiamo di fare oppure come qualcuno vorrebbe fare. Su questo punto io penso che ci sia bisogno di una riflessione molto più serena e soprattutto che ci sia bisogno di tener conto di quella che è la storia di questi ultimi 20 anni e soprattutto del fatto che c'è bisogno, mai come in questo momento, di intervenire in modo concreto per poter modificare alcuni aspetti e soprattutto per poter comprendere che questo è uno dei nodi del futuro del nostro paese. Lo ha detto ieri con tonalità differenti il capo dello Stato, io non sono fra quelli che tira dalla propria parte un pezzo di considerazione del capo dello Stato, ieri ha fatto un ragionamento a 360 gradi, ce n'era per tutti, non per qualcuno in particolare, però penso che il tema della giustizia e il tema del suo funzionamento sia giunto a un punto di non ritorno e soprattutto il tema di una parte di magistratura che è profondamente politicizzata e che rischia di rendere non credibile l'azione dell'intera magistratura, verso la quale va portato il massimo del rispetto, perché bisogna guardare, selezionare e avere la capacità di discernere all'interno dell'intera magistratura quali sono le differenze, è un tema che noi abbiamo sul tappeto ed è un tema che non può essere utilizzato per far fuori un esponente politico, perché se noi consentiamo che una procedura possa essere strappata, violentata, calpestata oggi perché pensiamo che sia utile alla nostra posizione politica e che ci è comoda perché questa procedura va contro, seppur forzata e modificata, un nostro avversario politico, commettiamo un grande errore. E siccome questo paese ha concluso un'esperienza politica piena di problemi e di errori, anche quella,
ma l'ha conclusa in modi drammatici e con tanti errori e forzature. Io penso che in questo momento, se vogliamo realmente guardare alla prospettiva e al futuro del Paese, dobbiamo farlo con un approccio sereno, diverso, e dobbiamo cercare di evitare che ci possa essere da parte di una serie di esponenti politici l'idea di arrivare esclusivamente a un risultato, cioè il congresso del Partito Democratico. A me farebbe piacere che si svolgesse non su chi arriva prima ad aggredire e a buttare fuori al Parlamento Berlusconi, ma sull'idea di paese sulla quale vogliamo confrontarci, e questo sarebbe utile anche per quanto ci riguarda, perché questo vorrebbe dire mettere in campo un percorso serio di confronto democratico, libero, aperto, sul quale però penso che sia necessario, su questo tema specifico, che oggi mi rendo conto essere, come tu hai detto nella domanda di introduzione, un tema divisivo, cercare di limitare gli elementi divisivi, però di analizzare in modo concreto tutto ciò che sta alla base di questo percorso, perché io non penso, e chiudo veramente, che si possa ipotizzare in questo momento che a fronte di tutto quello che noi conosciamo si sente già il rumore di quello che ancora non conosciamo. Cioè, questo è un paese nel quale, tanto lo verificheremo, nel quale già si sa che sono in arrivo una serie di altre ipotesi processuali che possono essere inserite in questo contesto. E allora noi su questo vogliamo fermarci un attimo a riflettere, vogliamo cercare di capire che questo non è possibile, vogliamo capire che questo porta veramente il Paese ad una contrapposizione, ad uno scontro che non ha una soluzione. Io su questo penso che, senza esacerbare gli animi e senza, mi auguro, arrivare a scontri epocali, ci possa essere però una consapevolezza per dare un giudizio che sia un giudizio realmente onesto e obiettivo rispetto alla condizione, alla situazione nella quale oggi si trova il nostro Paese, e non Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi per l'eccesso che in questo momento c'è stato, ma devo dire anche tantissime questioni analoghe a questo, delle quali sarebbe il caso di parlare e riparlare, perché sono battaglie di libertà e di democrazia. Inserisco e chiudo un argomento sicuramente che ha condivisione in meno, ecco perché io non avrei mai pensato nella mia vita di farlo, sono impegnato per la raccolta delle firme per il referendum radicale. Non avrei mai immaginato di trovarmi a condividere questa cosa, ma la sto condividendo perché penso che sia un tema utile al confronto del nostro Paese, alla espressione libera e democratica, e soprattutto a porre con attenzione un tema sulla giustizia che è fondamentale per il futuro del nostro Paese. Grazie, su questo punto vorrei sentire ancora più Fernando Casini. Guardate, oggi sono insolitamente breve, ma poiché mi sembra chiara la situazione voglio essere telegrafico. Il giustizialismo è una malattia gravissima e purtroppo in Italia il giustizialismo ha contagiato soprattutto la sinistra. La dimostrazione, se ci pensiamo bene, non è solo e tanto la vicenda di Berlusconi, ma è il trattamento che dal fronte giustizialista stanno avendo i riformisti nell'ambito della sinistra. Il fatto che Violante venga contestato duramente alle feste del Partito Democratico, che alcune procure, una procura, non si faccia scrupolo di coinvolgere addirittura il capo dello Stato, ce lo ricordiamo o no, quello che è successo. Il fatto che una parte di coloro che a sinistra sostengono che la questione esiste vengano presi di mira è la dimostrazione che la questione esiste. Non c'è polemica oggi nel nostro dibattito, ma se io avessi voluto fare polemica Raffaele me l'ha evitata, perché quando ha detto che l'errore del centrodestra, io dico qualcosa di più, l'errore del centrodestra è stato proprio quella di inseguire i procedimenti giudiziari di Berlusconi invece di impegnarsi in una riforma della giustizia complessiva. Il risultato qual è stato? Che i provvedimenti nei confronti di Berlusconi non gli sono serviti a niente e non si è fatta una riforma che è essenziale. Arriviamo al merito. Giustizia e politica, squilibrio, non c'è dubbio,
bisogna recuperare e tante cose. Guardate, a volte le vestali della Costituzione dicono: ah, la Costituzione non si tocca. Ma la Costituzione sollevava anche delle questioni tipo l'immunità parlamentare, che non era una prerogativa corporativa, che era un tentativo proprio di garantire l'equilibrio dei poteri. Però in quel caso la Costituzione si è toccata perché andava toccata. L'ILVA è una bomba atomica. La centrale X, che si fa? Ma una volta la giustizia penale, l'altra volta la giustizia civile, la terza volta la giustizia amministrativa. Resta il fatto che chi viene a investire in Italia non è che gli basta andare a parlare con l'ETA o col presidente della regione o col presidente della provincia o col sindaco, perché poi il convitato di pietra è un sistema giudiziario pervasivo che non si ferma davanti a nulla. Perché adesso io voglio dire una cosa: sappiamo tutti cosa succede nelle gare d'appalto. Se io sono un'azienda e tu sei un'altra, se tu arrivi secondo sbatti ricorso al TAR, e intanto la procedura che dovrebbe dare l'opera pubblica al cittadino nei tempi ragionevoli va avanti un anno o due, fino a che io, che ho vinto magari, come il più delle volte capita, in modo del tutto corretto la gara, non devo venire da te, dico scusami, ritira il ricorso, ti faccio fare una parte di lavoro, perché sennò qua non si blocca più. Tutto questo è il contrario della competizione, dell'economia di mercato che serve a un paese per essere competitivo. Allora il tema della giustizia fa parte del capitolo della competitività del nostro sistema economico, e certamente fa parte di questo anche l'equilibrio tra i poteri. Io ho detto migliaia di volte, per cui non è certamente una notizia, ripeto, che certamente l'accanimento giudiziario verso Berlusconi da parte di una parte minoritaria, per fortuna, della magistratura italiana c'è stato. Questo mi sembra una roba su cui anche gran parte della sinistra ormai ne prende atto e converge. Allora, questa è una questione. Ci sarà una ragione se ieri il capo dello Stato ha detto quello che ha detto? Tu parlavi di intercettazioni telefoniche, ma ci sarà una ragione se Mastella, ministro della giustizia del governo Prodi, fa una legge contro le intercettazioni telefoniche, stessa legge che viene poi fatta dal governo Berlusconi, e non si fa nella legge durante il governo Prodi, nella legge durante il governo Berlusconi, e sul tema delle intercettazioni navighiamo ancora a vista. Qui non si tratta di impedire l'intercettazione al magistrato che vuole scoprire il delinquente o la mazzetta, qui si tratta di evitare, ad esempio, tanto per dire, visto che comunque siamo in un paese, che i colloqui personali tra moglie e marito non vadano sbattuti su tutti i giornali, cosa che non è ridicola, ma è una cosa seria, perché la privacy e le regole dello Stato di diritto vanno salvaguardate, perché se la gente pensa che non ci sia più un diritto alla riservatezza o alle sfere, voi sapete che si sa dove si inizia, ma non si sa dove si finisce, perché gli stati di polizia si regolano su questo. Allora, che questo sia una grande sfida, che la riforma della giustizia deve essere il capitolo comunque primario di un governo che verrà, è assolutamente inevitabile, io sono d'accordo da oggi e da ieri. Grazie. Allora, noi diciamo che avete sentito, ancora una domanda e chiudiamo sul punto. Ho visto i colleghi che domani su questa vicenda della giustizia, sicuramente un tema che rimane centrale da troppo tempo. Voglio dire, anche per una battuta che faceva il Presidente Fitto, ma che poi ha ripreso Casini con molta puntualità, noi sapete tutti che abbiamo una giustizia, come dire, con pesi senza contrappesi. Sappiamo però anche che Violante è stato uno dei più grandi giustizialisti sino a 20 anni fa. Oggi io, francamente, come piccolo notista... Posso interrompere? Non citiamo Violante, citiamo la Boccassini. Perfetto. La Boccassini ha detto, la Boccassini ha detto l'altro giorno: tanti processi non sono serviti a scoprire la verità, ma a far fare i sindaci a tanti masanieri di turno che hanno utilizzato i processi per farsi la pubblicità. Peggio di così non so che cosa. Quindi abbiamo detto.
La verità è che purtroppo a volte si rispetta la giustizia anche per il timore di non doverne patire l'ingiustizia. Questo è un problema. Chiudiamo con una visione, come dire, avete sentito, un po' plastica. Le province non si sa che fine faranno, se saranno luoghi del nulla. Non sappiamo con che legge elettorale domani potremmo essere chiamati improvvisamente a votare. Quindi questa situazione, ripartire da Casini, così chiude Fitto, per invertire un po' il senso della logica espressiva, anche perché la vedo molto... Qual è il punto? No, perché... no. Qual è il punto? Qual è il punto? Cioè, non credo che lei parlerà con Angelo Cella di queste cose, no? Ma perché... hai un problema se io sei ossessionato. Cioè, questa situazione degli enti, della provincia, delle strutture regionali, che noi abbiamo ormai una situazione di grande confusione, questo non tiene neanche i classici, chiaramente anche qui in Puglia, in regione, ormai le maggioranze nascono e si riproducono il giorno dopo, ricomprendendo pezzi di centro, di ex destra, e quindi che cosa facciamo? Questo che cosa significa? Che le riforme è difficile farle, perché le riforme siamo tutti d'accordo sulle riforme, poi quando le caliamo sul territorio non si sa come si va a finire, perché ciascuno vuole la riforma ma in casa altrui. Cioè, io sono per l'abolizione della provincia, ma la mia è una specificità tale che deve essere tenuta. Vogliamo abolire il tribunale, però il tribunale degli altri, perché nel mio c'è un alto tasso di criminalità. Vogliamo abolire, vogliamo fare la riforma sanitaria, però l'ospedale c'è, cioè, io ad esempio credo che una delle ragioni, che una delle questioni che Fitto ha pagato la Presidente della Regione sia uno dei meriti più grossi che ha, cioè ha cercato di riformare la situazione sanitaria di questa regione. Poi voglio dire, elettoralmente credo che sia stata una cosa perniciosa per lui, ma se qua incominciamo tutti a parlare di riforme, però non le facciamo mai, il paese poi va a rotoli. Allora ci dovrebbe essere una coerenza tra quello che si afferma nelle campagne elettorali e quello che si fa. Purtroppo questa è la questione della destra, della sinistra, del centro, di tutti, perché poi le spinte corporative, io ad esempio dico, che cosa ha fatto la Thatcher nel suo paese? La Thatcher è stata santificata da morti, qualcuno l'ha ancora contestata, però Tony Blair, che è un socialista, ha detto: non avrei potuto fare quello che ho fatto per il mio paese se non ci fosse stata la Thatcher, che ha sconfitto le corporazioni, sconfitto i sindacati, fatto la rivoluzione liberale, l'Inghilterra è incominciata ad andare spedita. Da noi la destra al governo, purtroppo questo bisogna dirlo, è diventata l'elemento di tutela delle corporazioni, cioè esattamente l'opposto. Allora questa è una sfida che noi per il futuro abbiamo di fronte, perché è una sfida ineludibile, perché se noi diciamo che il nostro paese non ha competitività, le ragioni sono tante, sono della politica, dei rinvii, delle furberie, eccetera eccetera. Devo dire onestamente che non posso dire che c'è un indirizzo dove andiamo a beccare i responsabili, perché gli indirizzi sono molti. Una esigenza, ne aggiungo una a quella, alle considerazioni di Pier. L'esigenza è quella di un riassetto istituzionale oramai ineludibile, e prima si è fatto cenno al federalismo, e io vado ancora più dietro, parlo del titolo quinto, cioè di quando si è modificata la Costituzione, immaginando nel 2001 che questo paese potesse avere delle materie con una legislazione concorrente fra lo Stato e le regioni, ottenendo due grandi risultati. Il primo, il più alto contenzioso che la storia del paese ricordi presso la Corte Costituzionale, e il secondo, la conseguenza, interi settori produttivi
derivanti da quelle materie bloccati per anni, perché nel momento in cui una regione impugna una legge dello Stato o il governo impugna una legge di una regione, fino a che non si pronuncia la Corte Costituzionale 2 anni, quella materia rimane bloccata e con essa tutto lo sviluppo ad essa collegato e le potenzialità in questo senso che necessariamente devono essere portate avanti. Quindi noi abbiamo bisogno di una possibilità di disegnare complessivamente il funzionamento dello Stato, di alleggerirlo, di renderlo più efficace, di fare un'analisi seria sul ruolo delle regioni rispetto alla loro nascita, alla loro evoluzione e all'attuale situazione, e di capire come in tutti i livelli istituzionali ci deve essere la necessità di renderli molto più funzionali ed efficaci. E qui c'è bisogno di compiere scelte molto serie e molto importanti per rendere le istituzioni di questo paese al passo con i tempi. Perché quello che dice Casini è vero, se lo aggiungiamo e lo inseriamo in una macchina obsoleta, costruita molto tempo prima e quando modificata in negativo facendo degli ulteriori pasticci che l'hanno ancora di più complicata, resa complessa, evidentemente noi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale i tempi del nostro paese non sono compatibili con i tempi che si impongono nel resto del mondo. E siccome noi, quando parliamo d'Europa, dobbiamo ricordare che alla fine siamo il 6-7% della popolazione mondiale e siamo in una condizione nella quale, mentre prima, fino a 15-20 anni fa, determinavamo le sorti economiche in modo importante, oggi ci sono dei paesi che prima avevano solo popolazione, che oggi decidono la crescita e sono in una fase evolutiva anche dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione, dell'accelerazione. Questo per noi è un problema che ci pone di fronte poi alle questioni che purtroppo viviamo. E allora le scelte forti dal punto di vista programmatico, il coraggio di compiere alcune scelte, l'idea che ci possa essere, come dicevo prima, una coerenza, e come ha richiamato Casini adesso, una coerenza fra ciò che si sostiene in una campagna elettorale e ciò che si fa in azione del governo, l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale conseguente, penso che sia il tema di fronte al quale ci troviamo. Istituzioni obsolete e che si contrappongono e che costano troppo, portano lo Stato, per poterle mantenere nelle sue diverse articolazioni, ad aumentare la pressione fiscale, che è l'altro vero nodo di fronte al quale ci troviamo. Allora, se noi vogliamo uscire dalla spirale che porta ad una maggiore pressione fiscale per poter garantire una maggiore spesa pubblica, è l'unico modo che abbiamo quello di intervenire completamente su questo. La sfida che noi abbiamo, e chiudo su questo, è proprio su questi temi, perché su questi temi noi possiamo immaginare di individuare le soluzioni sulle quali poter aggregare delle forze politiche moderne che sono nelle condizioni di poter portare avanti valori e temi condivisi. E questo è quello che io mi auguro possa accadere da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, con quell'elemento che diciamo all'inizio, che è quello di una politica che torni ad essere percepita in modo differente, soprattutto partendo da una selezione che dia quel livello di rappresentatività ai territori e quindi alla gente, che possa appunto partecipare e quindi dia una legittimazione di cui oggi c'è fortemente bisogno. Grazie, Pier Ferdinando Casini, Raffaele Fitto.